Martedì 12 maggio ci troviamo a Bergamo per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro, forma, performance e sostenibilità applicate all'edificio impianto. Tanti temi e anche un'occasione per conoscere le tecnologie presenti sul mercato. Allora conosciamo i protagonisti della giornata. Il rapporto con le persone, diciamo diretto, è un po' nel mio DNA da sempre, e quindi ogni volta che mi è possibile incontrare persone e condividere con loro delle idee, insomma, è sempre un momento ben accetto e desiderato. Io vedo che tutt'oggi, nonostante insomma le campagne pubblicitarie, nonostante come dire internet sia una forma sempre più come dire diffusa e immediata di quello che è la conoscenza delle aziende, beh, insomma, poi vedo che poter parlare al desk, poter esporre, un confronto diretto con chi deve capire come viene realizzato l'intervento, in quali contesti può essere applicato, quando debba essere applicato, è qualcosa di fondamentale per instaurare un'effettiva collaborazione. Questo tipo di convegni quanto sono utili per voi? Per noi sono utili, molto utili, perché abbiamo un rapporto diretto con i progettisti. Diciamo che i progettisti sono i nostri partner, sono quelli che ci permettono di arrivare a realizzare tutte le piscine che siamo riusciti a realizzare, quindi per noi è importantissimo avere il contatto diretto con il progettista. Credo che i progettisti, per quanto possano essere informati, non possono essere informati su tutti i dettagli di tutti i componenti nell'edificio, quindi per loro credo che sia importante assistere a queste convention dove le aziende possono presentare tutte le novità e loro esserne informati. I progettisti purtroppo per loro oggi si trovano con moltissime novità tecnologiche da dover affrontare. Questi corsi di formazione con i crediti formativi sono estremamente importanti perché permettono di concentrare in una giornata l'informazione e la novità che purtroppo a livello magari scolastico piuttosto che universitario oggi non è ancora affrontata. Quindi se vogliamo oggi avere una platea di tecnici informati e formati per migliorare la qualità della costruzione e della riqualificazione edilizia, perché oggi si parla di riqualificazione edilizia, ritengo fondamentale in maniera assoluta l'estensione di questi convegni.